che mi fece pagare 30 anni fa, 20 anni fa, un capolavoro. Scusami Fabio, ma adesso invece mi hanno detto riprendilo. E la matita no, si vede poco. Come si chiama? Ken Parker. Ken Parker viene su da una... Lui mozzava se voleva, lo faceva volentieri. Metteva l'erba in smocchante. Però la matita ha un fascino. Certo. Il disegno a matita. Uno dice, intuzzisce sulla figura, perché taglia un po' di gamba. Poi si lanciate una foglia che cade giù da brivido. Luciano ha visto ma ti sorrido con un sogno. Invece adesso doveva fare l'incisione per il bostico come ha fatto Fabio, ma non è capace di disegnare. Ma te non l'hai vista l'acquaforte di Tex? Che è bravo. Non ce l'ho più. Te non l'hai vista l'acquaforte di Tex? L'incisione? Lui ha fatto un'incisione di Tex per noi, ma non l'ho più. Neanche state vendute tutte. Qualcosa, una fotografia. No, no, forse sono sul sito. Ecco, qua non può essere. Perché Milazzo era bravo, eh. Eh sì, sì, ma con Acquaforte ha fatto un casino, era alla fine ha lasciato come, perdere. Come disegnatore, come mamma disegnatore. Mia. Insomma, vedi, lui era arrivato al punto, faceva una tavola in due ore, una tavola, e poi andava a giocare a biliardo tutta la notte. Lo so, ma tu sai che sono stato a casa sua, sono stato a Genova quasi un mese per frequentarlo. Accidenti. Ma un mese a due giorni, un altro giorno. Sì, sì, certo. Sei. Ci siamo frequentati molto, veniva a prendermi in albergo al mattino alle 10. Accidenti. Già, sì, a volte mi ero già, avevo già avuto persino degli impegni di lavoro, me li organizzavo. E uscivo con Milazzo, veniva Milazzo e un altro disegnatore. Qua, allora è Nino, non Nino. Ma no, no lui è Nino. No, lui è Giovanni Battista Vergé, detto Nino. Giovanni Battista era un po' lungo e lui lo chiamiamo Nino. Capito? Eccoci. Questo invece è il fratello, beh, Luciano Battista Vergé, detto Lino. No, dai. Aspetta, c'è qualcosa che non mi piace qui. Ma c'è una foto in cui sorride Tex. No. Tex, sì, sorride appena sì, appena, non ride mai. Un sorriso. Sorride come dire, amico, ora ti faccio ingollare la dentiera a suon di calci. Capito? Il suo non anche è mai... quando recupera i banditi accenna sto sorrisino. Sì, un sorriso come a dire, ironico. Adesso? Adesso dove ti vai? Sai qui il metodo per svegliare la gente di Tex, te non lo sai, qual è? Allora, lui una volta specie, ora un po' meno, al cattivo prima lo prendeva a cazzotti, questo lo sveniva, poi gli toglieva lo stivale, gli metteva un cerino nel piede e tra le dita e piedi gliela accendeva. Quello si svegliava subito, perché arrivava... E vabbè, sono ragazzi violenti. Era nelle prime storie, me lo ricordo sempre la cosa del cerino. Oppure il secchio d'acqua in fascia, sì, esatto. E qui ci siamo, dai. Eccolo qui. È un gran bel Tex. Bene. Ecco fatto. Saluto.